pellegrino di pace. E mi presento come apostolo di speranza. Pace, speranza e amore come rimedio all'odio. Sono state le prime coraggiose parole pronunciate da Papa Francesco nella Repubblica Centrafricana, ultima tappa del suo viaggio in Africa, quella sulla quale pesavano i timori e le preoccupazioni internazionali per un paese martoriato da anni dalla guerra civile, ma ormai vicino alle elezioni. Nell'incontro con le autorità, Francesco ha posto un particolare accento sulla riconciliazione alla quale sono chiamate le fazioni in lotta, gli ex ribelli Selek e le milizie antibalaka, ed anche i più piccoli hanno fatto la stessa identica richiesta. Lo hanno scritto su lenzuoli bianchi con i quali hanno accolto il Papa nel campo profughi di San Salvatore, che ospita un migliaio di rifugiati. Ancora una volta le stesse parole: pace, amore, perdono, unità, al di là delle etnie, della religione e della condizione sociale. Mi piacerebbe che tutti diciamo insieme: tutti siamo fratelli. Un'altra volta. E per questo, perché tutti siamo fratelli, vogliamo la pace. Alle comunità evangeliche il Papa ha ricordato che l'annuncio è ancora più urgente di fronte alle prove e alla violenza che generano dolore. Di fronte alla carne sofferente di Cristo, i poveri bambini, i malati, perché la guerra ha portato via tutto. Quella carne che Papa Francesco ha toccato nella visita a sorpresa all'ospedale pediatrico di Bangui, dove ha portato in dono scatoloni di medicine e il conforto della sua preghiera. Una tappa non prevista, un gesto che ha anticipato nel cuore di tutti l'apertura della Porta Santa, l'inizio del Giubileo della Misericordia. È stato nello spalancare quel passaggio in una terra sofferente per l'odio, il conflitto e l'incomprensione che il Papa ha portato con sé tutti i paesi attraversati dalla croce della guerra. Bangui diviene la capitale spirituale del mondo. L'anno santo della misericordia viene in anticipo a questa terra. Nell'intensa omelia della messa ha ricordato che i cristiani devono essere artigiani di una pace fondata sulla giustizia, che l'amore per i nemici cancella la tentazione della vendetta. A tutti quelli che usano ingiustamente le armi di questo mondo, io lancio un appello: deponete questi strumenti di morte. Armatevi piuttosto della giustizia, dell'amore e della misericordia, autentiche garanzie di pace. Una pace, ha ripetuto nella veglia di preghiera con i giovani fuori la cattedrale di Bangui, che si fa tutti i giorni lasciando da parte l'odio, diventando in questo modo vincitori nell'amore. Coraggiosi nel perdono, coraggiosi nell'amore, coraggiosi nel fare la pace. Ed è stato nell'incontro con la comunità musulmana presso la moschea di Bangui che le parole si sono fatte gesti. Preghiera davanti la nicchia orientata verso la Mecca, un breve tragitto in papa mobile per l'imam e il papa e lo stesso rispetto per il Dio di pace. Insieme diciamo no all'odio, no alla vendetta, no alla violenza, in particolare a quella che è perpetrata in nome di una religione o di Dio. Dio è pace, Dio salam. Davanti a 20.000 fedeli nello stadio di Bangui, Francesco ha esortato il Centrafrica a guardare verso il futuro con fiducia, ricordando che ogni cristiano è nel cuore di Dio ed è chiamato ad essere artigiano del rinnovamento umano e spirituale di un paese oggi martoriato, ma capace di rinascere dalle sue macerie.